Se moglie tra magacroce ha giusto morire, ci sono appena di più di 6 ore di mani, ma scontra a Pieris, che è un giovane pecoraggio che si è installato qui 5 anni fa e ha già intracciato i mugni e le pecore e dopo andremo a scontrarlo e a vederlo trasformare usolato in brucio. Pier, buongiorno. Saluto, Lonfi. Allora, so, se, beh, vabbè. Oh, sono 6 ore e mezzo di male, sei a capolora, moglie. Che dopo un più da pesce. Allora, come si passa? Tutto è male così? Vabbè. Non è così a mano, mi piace, poi. Tutto è male che non c'è mica elettricità, non c'è mica acqua. Sono obbligato un po' a fare così di Roma. Dopo è vero che mi piace, mi senti bene l'uovo, se c'è qualcosa. E ci attacco un po' in freccia, perché non c'è mezz'ora, cerco di zucchi i miei bruci, i miei gaggi i miei bruci, che dice che non c'è mezz'ora. Quanto ce n'è qui a Mugne e Pico? Qui ce n'è poco presso 70 Mugne. E c'è un'ora e mezza. Perdo più tempo a fare guida qui che a Mugne. E a Mugne così a mano, ma è appena più lungo di noi, forse? È più lungo, dopo c'è mica tutta l'intera da macchina. Ma è più lungo, sicuro, è più lungo. La scelta di fare il pecoraggio qui all'antica, come si è passata allora? Ah, ho sempre voluto fare safari, mi è sempre piaciuto. E io non so trovare Air France, non è. Ma mi piaceva fare una bella piazza, rubè, ma... La mia passione era safari, ho sempre voluto fare il pastore. E quando sono partito la giovata, io sono qui. La scelta di campare di un paese, fuori di un pastore? Penso che il principio era morire per safari. E io voglio campare qui. Era una maniera di stare in paese. Quanto è tempo che abbiamo fatto il pecoraggio? Ora sono 5 anni. Però si passa bene, volete continuare? Si passa abbastanza bene, boh. Voglio fare un bello, una bella latterie, un bel hangar solare. Non c'è nudo che sbocca, allora, nudo che sbocca. Ma non ho usato il permesso, qua l'hangar non lo faccio più perché il prezzo lo va recudato. C'è sempre una merda, esatto, come detto, il pastore mi schinire. Quando tu pensi che tutto va bene, tutto più da fondo allora. Ma a termine ce l'arrivi a fare tutto? Ho cercato di fare un po' come che trovato così, stato 8. Siamo più in data 30. Certi volari che il pastore si chini sempre come un folklore, ma boh. Siamo in 2024. Presto comprerà di una macchina. Ma boh, ho fatto una gioco. Piero, allora qui siamo nel nostro attilo. Sono i primi broci a sorte. Qui ci sono i primi broci, ouais. Chi sono le tappe per pa fare broci? Una volta che abbiamo fatto gas? Sì. Inculativato, ciò che mi ho sgotto di gas, dice radio. L'abbiamo messo a scaldare. Dopo abbiamo aggiustato le ali. Dopo abbiamo lampato il puriccio. Il puriccio è un latte che abbiamo messo, che mi ha cantato al principio. E dopo ci ho allagato il bod, dice radio. Ecco, ho dato in 80-82, e visto, è fiorito. Si dice fiorito, brucia, è codato. E ora mi ti mini gaggiati e dopo è rimanendo. Boh, vi pisate a buon'ora, in freccia, fate tutta la mattinata i gaggi, il brucio, veramente una fare di passione. Ci sono appassionato per passare a fare, ci sono anche un po' tonto per passare a fare. E, no, ma mi piace, hai visto? Non si chiede più sul sole, era meglio io, era meglio bene, hai visto? C'è ancora rimuovo, non c'è nulla. Dopo, appena spuntai all'albore, abbiamo di agosto gompio di moglie. E così a mattinata, agosto gompio, che ora sono? Non deciò, manco non deciò. Il tempo di andare a livrare, fa a mezz'ora, può darsi che a mezz'ora sarà in casa per mangiare anche i zittiti. E dopo mezz'ora, mi occupo di porche. E faccio che ce la fa, c'è sempre, come detto, a Pontavone, fa un pezzo di zarende. A curare l'animale qua. Di Susapefa antico che si perde poco a poco,
Pierre Istri ha nevato una filosofia di vita, pur forse appena costretta. Mai lontano di una vita moderna e di rete sociale, ove coraggio trova una maniera di gampa. Felice di pisarsi tutte le mani prima all'albore, con i soli compagni, le pecore e il silenzio delle montagne talavese.